Le immagini che arrivano dal Parlamento europeo, guardate, non sono in grado di, di nasconderlo, non si possono definire solo allarmanti, nella realtà sono terrificanti. Il perché è semplice, ciò che emerge chiaramente è che questo Parlamento ci porterà alla terza guerra mondiale. Questo Parlamento pur di non voler dichiarare il proprio fallimento ci porterà alla distruzione. Questo Parlamento è il boia che se la prende con il condannato perché questi non collabora per rendere più facile e più agevole il suo lavoro. E naturalmente non serve neppure che io dica che il condannato siamo noi. Una parte dei cittadini europei se ne è resa conto, ma al momento questa parte è ancora una minoranza. Certo, questa parte dei cittadini, definiamoli consapevoli, sta aumentando e allora, così potremmo augurarci che col tempo, avec le temps, avec le temps va tout s'en va, cioè col tempo... Tutto scompare, come cantava Leo Ferré. Tuttavia, pur non lasciandoci prendere dallo sconforto, eh, non possiamo minimizzare. Assolutamente non possiamo minimizzare ciò che sta accadendo a Bruxelles e a Francoforte. Oddio, potremmo dire tutto, ma non potremmo dire di essere stati colti di sorpresa, visto che la prima risoluzione approvata da questo Parlamento europeo, guardate riporto la dicitura precisa, invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina. Contro legittimi obiettivi militari sul territorio russo. La risoluzione, ricordo, passata con 377 voti favorevoli, 191 contrari e 51 astenuti. Insomma, votata con una più che ampia maggioranza. Ma questo mio video nasce comunque dall'aver ascoltato, seppur per pochi minuti è. Eh. Alcuni interventi in aula ebbene non si possono ascoltare certe cose. Sentire ad esempio Mario Draghi dire che noi tutti siamo in ansia. Perché? E sentite perché? Siamo tutti in ansia perché rischiamo di diventare meno liberi. Lui. Lui, Mario Draghi, parla di libertà, lui che ha impedito alle persone di andare a lavorare per guadagnarsi quel tozzo di pane col quale sfamare i propri figli. Ma lui ha il coraggio di parlare di libertà. Ed è ancora più inascoltabile Mario Draghi quando arriva addirittura ad elencare ciò che secondo lui naturalmente sono i valori fondanti dell'Unione Europea. Sentite, democrazia, libertà, pace, uguaglianza, prosperità e per finire aggiunge anche un ambiente sostenibile. Io mi chiedo, ma come si fa ad essere così in contraddizione con se stessi? Io mi chiedo come faccia a guardarsi allo specchio, senza sentire, non so, un moto di. di... Vabbè, dai, lasciamo perdere. E come si fa ad accettare che dal microfono del Parlamento europeo parli Ilaria Salis? Persona che nel nostro paese si vanta di essere ricorsa a quella che viene denominata disobbedienza civile, ma che insomma è semplicemente un termine edulcorato, andrebbe sostituito con quello più appropriato, cioè disobbedienza alla legge, quindi reato. Io mi auguro che l'ALER, l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, riesca ad ottenere dalla parlamentare europea i 90.000 euro che deve per l'occupazione di una casa popolare in via Giosuè Borsi a Milano, come appunto dimostrerebbe una denuncia del 2009. Ebbene, io vorrei proprio conoscere, ma veramente, per pura curiosità. Chi alle elezioni europee ha avuto il coraggio di scrivere sulla scheda elettorale il nome di Ilaria Salis? Ma guardate, per quanto riguarda gli interventi, penso però che il fondo, il eh, fondo è anche molto più giù, sia stato toccato da, da Ignazio Marino. A proposito, ma anche questo qua, ma esiste ancora? ha trovato ancora chi gli fa guadagnare 15.000 euro al mese. Io pensavo si fosse chiuso in casa e non si fosse più fatto vedere in giro per la vergogna dopo le figuracce da sindaco di Roma. E invece no, c'è ancora, è incredibile. Incredibile soprattutto che ci siano state ancora delle persone che hanno avuto il coraggio di votarlo. Veramente, guardate, il genere umano è un vero mistero. Un mistero che nessuno è ancora riuscito a svelare. Ebbene, dal microfono del Parlamento europeo Marino, in un solo minuto e 14 secondi, è riuscito a proferire un'impressionante quantità di... Follie, dichiarazioni insane, si è rivolto al presidente Orban in un modo che veramente faceva rabbrividire, al punto che ci si deve davvero chiedere eh, se Marino si, si trovi nelle sue piene facoltà mentali, anche dal tono della voce, insomma, qualche dubbio lo lasciava. Cosa può portare una persona a proferire quella quantità di ingiurie nei confronti di un'altra persona che in, quel, in quella sede, oltretutto, rappresenta anche il suo popolo? Io, da italiano, mi vergogno del tono usato da Marino e a nome di, di decine di milioni di italiani chiedo scusa al Presidente Orban, Primo Ministro della Repubblica ungherese. Come definire infine, se non col termine pagliacciata, quel gruppo di parlamentari di sinistra che quando doveva appunto intervenire Orban si sono alzati in piedi e alzando il pugno hanno intonato bella ciao. Scandaloso anche il comportamento della Presidente del Parlamento, la, la maltese Metzola. Che non ha aperto bocca fin quando questi invasati hanno finito di intonare tutta la canzone, per poi così chiosare con quella che penso volesse essere una battuta: Non siamo all'Eurovision. È vero, cara signora Mezzola, per quanto negli ultimi anni l'Eurovision è diventato uno spettacolo vomitevole. Ebbene, rimane tuttora uno spettacolo migliore rispetto a quello che va in onda al Parlamento europeo.